Carne di balena. Il sapore è un misto fra tonno rosso e fegato, e anche la fibra ricorda in maniera impressionante quella della carne di manzo. Filetto di puffin o petto di pulcinella di mare, un cibo molto prelibato e abbastanza facile da reperire in Islanda. Per finire, la carla, imperdibile carne di squalo putrefatta. E ora è qua ed entrando nella mia bocca. Sa di ammoniaca a bestia, come se aprissi, come se fosse la signora Pisa dell'Ace che apre e annusa. Cioè, una roba terribile e in bocca un po' gommoso. La mattina ci svegliamo e vediamo questo bellissimo panorama, ma nella bocca abbiamo ancora un forte sapore di squalo marcio, un sapore di candeggina fortissimo. Lo squalo non smaltisce mai l'urina in tutta la sua vita, ma la immagazzina in sacche sotto la sua pelle, per questo la carne diventa puzzolente. La carne viene fatta macerare e putrefarre per almeno 6 mesi, così diventa quasi commestibile. Quindi buon appetito a voi e buon viaggio in Islanda!